The New Stories. La tua informazione libera. L'Italia perde il suo primo grande atleta alle Olimpiadi, ancora prima che inizino. Yannick Sinner non partirà per Parigi a causa di una tonsillite. Avrebbe dovuto atterrare nella capitale francese domani, giovedì 25 luglio, ma così non sarà. Prima la febbre, ora la tonsillite. Il tennista italiano è costretto a saltare i giochi olimpici. Una grandissima delusione, ha scritto in un messaggio sui social. Lo stesso vale per l'Italia, che perde in un colpo solo la possibilità di vincere due medaglie. Sinner era infatti testa di serie numero uno sia in singolare che in doppio, dove avrebbe dovuto fare coppia con Lorenzo Musetti. Ora toccherà a Luciano Darderi o a Matteo Arnaldi sostituirlo in doppio con il toscano. L'Italia del tennis, che ha tra le sue carte anche Yasmin Paolini, proverà comunque a conquistare una medaglia che manca da esattamente 100 anni, senza però poter contare sul numero uno al mondo. Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Così inizia il messaggio di Sinner condiviso sui suoi social. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra, ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e, durante una visita medica, mi è stata riscontrata una tonsillite e mi è stato fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i giochi è una grandissima delusione, dato che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l'ora di avere l'onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia! Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.